alle gentili signore e signori, ai giovani, grazie di essere qui assieme a una buona musica. Così, solo come spunto, ma poi ne parleremo meglio, ricordiamo il Guitar Connection, il Suonamondo, Samba la Vita e i mille magici momenti dove ragazzi e grandi si sono sentiti un tutt'uno. Grazie al Centro Musicale Il Bardo. E sono vent'anni. E questa sera celebriamo, direi di più, festeggiamo con tante voci e tanta musica buona. Siamo nell'ambito della manifestazione Suonamondo 2018, sono vent'anni del GBU, ma GBU, gruppo batteristi urbanesi, è un po' più di vent'anni questo GBU, qualche anno in più. Poi ufficialmente si è identificata la sigla con gruppo musicale Il Bardo, ma GBU è nato e GBU è rimasto. E gli ideatori, Giovanni Pacini, Leonardo Facci, poi subito Alessandro Melanzini, Orazio Paolo e Adriano Pedini, li vogliamo qui sul palco per un applauso e per dire grazie. Giovanni Pacini, Leonardo Facci, Alessandro Melanzini e Paolo Orazio, assieme ad Adriano Pedini, eccoli qua. Grazie di averci fatto godere in questi anni di questo privilegio, di farci sentire assieme ai ragazzi e assieme ai grandi un tutt'uno con la musica, un tutt'uno con le vostre proposte. Bene, ecco Paolo, grazie che sei venuto Paolo. Ecco. Alessandro Melanzini? No, vengi. Adesso che mangiamo un po' invece con l'incastrato. No, io sono onorato e veramente felice di poter essere qui dopo vent'anni. Ricordo, perché è bene ricordarlo, vent'anni fa cos'era l'attività musicale qui ad Urbania. C'era la banda, c'erano tante esperienze musicali, ma una esperienza musicale, chiamiamola più contemporanea, più legata al movimento giovanile, a quello che insomma è la musica che ha attinenza con quello del mondo giovanile, ancora non aveva fatto una presa, non si era organizzata insomma. Bene, questi due ragazzi qua, ragazzi di chiamare, dell'ambiente, che proviamo a mettere in piedi una scuola, proviamo un corso, tutto è iniziato con un corso di batteria. Corso di batteria che sedi diverse, però si è subito capito che grazie alla passione, grazie alla volontà di poter portare avanti un progetto, si era subito capito che questa cosa doveva crescere. Io ricordo benissimo nella vallata, tutta questa vallata, il Bardo, che era in pochi anni è diventato un centro di riferimento per quello che riguardava appunto questa esperienza. E in effetti nel corso degli anni sono nate altre esperienze nei comuni limitrofi. Quindi però il Bardo è sempre rimasto un punto di riferimento. Al Bardo fa riferimento, lo voglio sottolineare, anche l'esperienza dei giorni in provincia, che è un'esperienza che appunto si lega con le attività dell'associazione. È tutto quanto perché per un motivo essenziale, fondamentale, che la musica, come diceva Clary prima, citato questo bellissimo passo, la musica è in ogni caso un tesoro che ognuno si porta con sé indipendentemente da poi di cosa farà in un futuro, e il fatto di poterlo sviluppare all'interno di una comunità come questa di Urbania, come quella del Bardo, è una cosa preziosa di cui dovremmo tutti quanti tenerne conto. Ai genitori dico: favorite la pratica di uno strumento, della voce, cercate di favorire, perché poi questa è una cosa che rimane nel tempo, al di là di quello che possono essere i messaggi
devianti di X Factor o altri messaggi in cui la musica è vista come raggiungimento di una del successo, ma il successo maggiore è quello di riuscire a interiorizzare una pratica musicale anche a livelli basilari, perché come succede un po' in tutta Europa, nei paesi civilizzati, la musica è parte integrante della formazione di ciascun individuo, diventa essenziale per la formazione di ciascun individuo. La scuola questo ancora poco fa, e quindi tocca anche a queste associazioni che si sviluppano e che sentono la necessità in ogni caso di farlo, di portare avanti questo programma, questo progetto. Agli amministratori che molto hanno fatto per Urbania dico sostenetelo ancora, perché questo è un servizio sociale per tutta la comunità. E ai ragazzi dico datevi da fare, studiate, al barco c'è una bellissima sala dove si può fare musica d'insieme. Questa sera sentirete delle cose straordinarie. 20 anni fa pensare che di mettere insieme tanti ragazzi così era difficile. Oggi invece c'è una bellissima esperienza, stanno crescendo delle professionalità. Questa è un'altra cosa importante: ci sono delle professionalità che sono cresciute all'interno del barco e si stanno sviluppando, e questo è un altro merito che va assegnato alla scuola del barco. Insomma, è una realtà questa che deve essere sostenuta, è una realtà a cui tutti teniamo, e io spero che si possa sviluppare ancora maggiormente. E comunque vorrei fare un grosso applauso ancora a questi ragazzi che hanno 20 anni fa hanno avuto un sogno, una meta da percorrere, e ancora siamo qui. Grazie ragazzi. Grazie Adriano, grazie. Allora, i corsi attuali, appunto di batteria, dove c'è sempre Adriano Pedini, la chitarra con Patrick Antoniucci, e il basso, la chitarra basso e chitarra con Lorenzo De Angeli, e il canto con Silvia Orciari. Ecco, io chiamerei qui proprio Silvia Orciari, che è l'insegnante di canto attuale, oltre che una bella presenza. Semplicemente un rapporto con la propria voce, oppure cantano per diletto e non hanno poi esigenza di farle in qualcosa di performativo. E alcuni anche per liberare la voce, alcuni sono venuti per liberare la voce, si sono scoperti cantanti, per esempio. Sì, è una questione di piacere. E poi prima mi avevi detto come faccio a mettere insieme le varie diversità. Allora, la voce è un qualcosa di molto personale. Non esistono due voci, due timbri uguali, forse credo è l'unica cosa che non si può rifare anche chirurgicamente, no? Io mi voglio rifare la voce, non posso, più o meno la mia voce è quella, rimane tale. Però è un insieme di cose, è una magia anche che viene fuori talvolta. Grazie Silvia, grazie per il tuo lavoro. Siamo nella filosofia del gruppo musicale in marcia, mettere insieme le diversità, valorizzare i talenti. Bene, andiamo subito, ora voce alle voci. Patrick Antoniucci, vieni qui con noi. Siamo adesso. Siamo adesso al clou della serata, alla musica che unisce. Questo è un titolo che ha dato il professor Spaccazzocchi Maurizio, che lo ricordiamo, lo citiamo, lo stimiamo per la sua didattica, le pubblicazioni e le tantissime idee. Ma qui abbiamo il coordinatore di questo progetto, di questa iniziativa. È stato facile, è stato difficile queste diversità, quanto lavoro, quanto impegno personale ma anche dei tuoi allievi? Sì, grazie, è stato un percorso innanzitutto bellissimo, al di là delle difficoltà. È stato difficile ma siamo riusciti a lavorare molto bene, e la cosa più interessante appunto è che siamo riusciti a far suonare persone che non hanno mai suonato dal vivo insieme ad altre persone, per esempio Paride o Giangi, che suonano da diverse decine di anni. Quindi vedere questo incontro è stato molto emozionante, devo dire. Adesso sentiremo 15 brani diversi, diciamo così.
so che gli arrangiamenti sono tutti tuoi, però so che hai messo delle diversità negli arrangiamenti, delle particolarità. Dici qualcosa anche su questo. Sì, abbiamo per esempio la fortuna di avere una sezione fiati questa sera, composta dalla banda di Urbania, un'altra realtà molto importante per Urbania che va protetta. Abbiamo coristi, abbiamo arrangiamenti che spaziano dalla musica jazz, hip hop, al rock e anche la musica elettronica. Tutto rielaborato nelle nostre corde. Poi lo diremo brano per brano. Patrick è anche emozionato, lo vedi. I suoi ragazzi prima gli hanno fatto un bel applauso. Direi di continuare con un altro e poi li chiamiamo sul palco. Sì, una grande emozione per me perché sono stato allievo del Centro Musicale Bach e ora mi ritrovo i vesti di docente, quindi è stato un percorso molto, molto formativo. Quindi sì, sono emozionato. Grazie Patrick, facciamo a lui l'applauso adesso. Allora, tra poco passiamo alla musica, vado alle parole. Devo solo dire un grazie speciale ai tecnici e agli esperti di Iago Audio, da Corrado il nonno a Michele, a Rodney e Luca. Questi sono i tecnici. Un grazie al Comune di Urbania e agli interpreti. Michele Guardini alla batteria. Francesca Bernardini.
Vieni Anna, vieni, senti. Allora, dimmi qualcosa di questa esperienza, come ti trovi? Sei soddisfatta? Vuoi continuare? Le tue amiche ne fai pubblicità, ti conoscono ormai un po'. Dimmi qualcosa. È una bella esperienza perché si sta con dei musicisti che sì. Si fa musica, cioè sì, è bello perché si condivide una propria passione insieme. You shall be.
Down.
po' come ti trovi, come ti sembra questa esperienza, chi ti insegna? Penso che questa sia stata un'esperienza fantastica e per chi vorrebbe provare la consiglio assolutamente. Mi sono trovata molto bene e Patrick, vabbè, nessuno in realtà, però lui vabbè, è il coordinatore di tutto, quindi lo ringrazio. Allora anche a te devo chiedere questa esperienza, tu non sei proprio del primo anno, so che sei esperta già, quindi si vede anche dal tuo posto in orchestra, dici qualcosa anche dei tuoi insegnanti di questa esperienza. Io ho iniziato a cantare nel 2010 con una ragazza di altri, non so se qui se c'è già qualcuno, poi l'ho seguito a Sant'Angelo, ma a novembre mi hanno chiamato per fare questo spettacolo. Thank you.
Davide. E tu da quant'è che sei qua? Come ti trovi? Chi sono? Chi è il tuo insegnante? Allora, questo è il primo anno e la mia insegnante è Silvio Bruciari e niente, è una bella esperienza perché comunque sia ti senti parte di qualcosa e comunque sia tutti abbiamo comune la stessa passione che è la musica, quindi è una bella cosa. Reach out and speak. Mi hai lasciato senza parole, come una primavera.
assieme a Patrick Antoniucci, naturalmente, a cui va un grande applauso per questo lavoro importante, per questi risultati, per questa serata straordinaria. Bravo. Eccoli qua, i protagonisti. Nel frattempo vi ricordo che là c'è un tamburo con uno spacchetto che gradisce molto qualche nostro piccolo contributo per dar la mano a questa esperienza. E con ringraziamento che va a Pedini, che vorrei qui sul palco con noi, anche se non c'è più perché non ce l'ha fatta, poi a Pacini, a Fasi Leonardo, a Orazzi Paolo, perché è giusto che vengano qui a godersi questo momento dopo fatica, impegno e tante soddisfazioni. Allora ragazzi, so che qualcuno mi ha detto c'è qualcosa, vediamo un po'. Amico, mi hanno detto di parlare a me. Abbiamo deciso di fare un piccolo pensierino a Patrick, che ci ha praticamente guidato per questo, ci ha badato, ecco, soprattutto a lui, e saremo molto contenti se lo aprisse adesso. Viene proprio dal cuore di tutti noi, abbiamo messo qualcosina a tutti quanti, però... certo, questa bruttezza, no, io che sono il più serio del gruppo penso, no, io sono il più serio del gruppo, quindi per un grande maestro ci vuole un grande regalo, quindi io direi a te, quindi adesso lo apri di nuovo, questo è bello, ma questo è proprio bello, non lo puoi mettere, nella lavastoviglie. Grazie mille. Grazie, sono piazzato.